Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti del periodo. Non sono tantissimi per vari motivi. Alcune cose le ho buttate e in più mi sono operata, quindi non ho potuto fare docce e spalmare creme e cose, non avevo neanche voglia, quindi i prodotti non sono tantissimi, però comunque desidero buttare via queste cose che ho. Allora, parto con un prodotto che in realtà ho utilizzato una sola volta e è pieno ed è nuovo, ma io non lo utilizzerò più, casomai vedo se regalarlo a qualcuno. È una crema del marchio Tiama, una crema corpo al ginepro, ha il vuoto a rendere, è un prodotto vegan, certificato Cosmos Organic, non ha ovviamente paraffina, SLS, DTA, tante cose, insomma. È una crema che ho utilizzato una volta, mi è piaciuta per quanto riguarda l'idratazione, mi è sembrata anche abbastanza leggera, molto scorrevole sulla pelle, nonostante, almeno dalla prima impressione che ho avuto, mi è comunque sembrata idratante. Non riesco però a utilizzarla perché la profumazione di ginepro è molto 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 forte, si sente anche sopra i vestiti e io non amo le profumazioni in generale così forte, anche se è magari un profumo che a me piace, però quando sono troppo forti io non riesco veramente a utilizzarli, quindi la do via per questo motivo. Una crema corpo che invece ho terminato è questa qua alla melagrana, della linea Melagrana Bio della Bioteca Italiana. È una crema corpo rinfrescante che mi aveva regalato Giulia del canale Kida Yoshimoto. Mi è piaciuta molto, mi è piaciuta intanto la taglia così piccolina che mi ha permesso di terminarla entro il PAO. È una crema molto molto leggera che si spalma abbastanza velocemente, fa una leggerissimissima scia bianca ma non è un problema e idrata bene la pelle. Non è una crema nutriente ma comunque è una crema idratante. La profumazione era gradevole, non era forte e quindi l'ho utilizzata con piacere. Per quanto riguarda invece la doccia, ho terminato tre gel doccia di Balea, tutti e tre in edizione limitata, molto vecchi. Questo qua è quello con il pinguino, era il profumo di albicocca con fiori di papavero, buonissima profumazione, buonissimo gel doccia, unico problema è che ha il forellino di uscita molto molto piccolo e quindi si doveva spremere con forza il tubetto per fare uscire il gel doccia. L'unica pecca appunto è il packaging, perché poi per il resto il gel doccia l'ho trovato molto buono. E sempre sulla stessa scia di questo ho terminato anche quest'altro gel doccia. Questo qua invece era il profumo esotico di ibisco e fiori di gelsomino. Buono anche questo, ho preferito la profumazione di quest'altro, però comunque buono. Stesso problema di packaging, però a livello di gel doccia, ecco, mi sono sembrati identici, a parte la profumazione diversa. Molto carina la confezione, il disegno nella confezione, però questo problema per quanto riguarda la fuoriuscita del prodotto. Altro prodotto in edizione limitata è questo qua, Magic Wonderland. Questo qua era idratante profumato, non c'è scritto nient'altro. È senza microplastiche, sono tutti e tre, mi sono scordata di dirlo, dei prodotti vegan, tutti e tre senza microplastiche, questo per chi fosse interessato. Comunque anche questo un buon gel doccia, una buonissima profumazione molto molto gradevole, e questo a differenza degli altri ha un forellino di uscita delle giuste dimensioni, veramente molto molto buono. Poi ho terminato un mini gel doccia dell'erbolario Papavero Soave, una linea con una profumazione buonissima, e queste mini taglie sono molto comode da portare a giro, anche se si vuole provare la profumazione ma non si vuole investire dei soldi in una full size, le trovo veramente molto comode queste mini taglie e questa profumazione buonissima. Per quanto riguarda invece i capelli, ho terminato questo shampoo di Balea rinforzante per la crescita dei capelli, che mi è piaciuto a livello di shampoo. Per quanto riguarda la crescita dei capelli in realtà non mi aspettavo niente, infatti non è successo niente, però
un buono shampoo non andava a seccare i capelli, non li andava neanche ad appesantire e mi è piaciuto, molto molto buono. Gli shampoo di Balea a me piacciono sempre. Ho terminato poi il balsamo per capelli della Yves Rocher Anti-Pollution, questo qui ce l'ho da un sacco di tempo. I balsamo della Yves Rocher per capelli a me non piacciono, questo invece mi è piaciuto perché a differenza degli altri l'ho trovato veramente districante, lasciava capelli belli morbidi, non li andava ad appesantire e quindi mi è piaciuto. Non lo ricomprerò perché non intendo più acquistare i prodotti della Yves Rocher, ma comunque è un buon balsamo. Per quanto riguarda invece il corpo, terminato di Dermogella, questo detergente intimo, delicato per uso quotidiano, mi è piaciuto, buono, la taglia piccolina può essere o no comoda, dipende, noi lo utilizziamo tutti in famiglia, una taglia così piccola finisce presto, comunque non mi ha dato problemi di irritazioni o di prurito, un buon prodotto. Ultima cosa che butto, l'ho utilizzato una volta, mi è bastata, ve lo mostro. Insomma, per farvelo sapere, è questo attrezzino del marchio, credo che sia Beper, scritto proprio come l'ho detto come è scritto. Questo qua è una pietra scrub esfoliante con azione depilatoria. Microcristalli di vetro per una delicata ed efficace azione sfoliante, aiuta a eliminare i peli incarniti e rimuovere i peli mantenendo la pelle liscia. Questo qua mi era stato regalato. Io l'ho utilizzato sotto la doccia sulle gambe, senza utilizzare forza, cioè in maniera proprio delicata, l'ho proprio passato molto delicatamente, se ci si passa le mani non si sente quasi niente. Vabbè, faccio la doccia, esco, metto l'accappatoio e prima di mettere la crema, avevo ancora l'accappatoio, sentivo un po' frizzicchiare le gambe, non capivo perché. Ho tolto l'accappatoio, vado per mettere la crema corpo e ho notato che avevo la pelle. Cioè, mi aveva portato via lo strato superficiale della pelle in alcuni punti e mi sono venute poi le crosticine ovunque nelle gambe e sono stata proprio male, cioè mi ha grattato via uno strato di pelle e mi ha fatto uscire quasi il sangue, quindi niente, lo butto assolutamente, non lo utilizzerò mai più e neanche lo faccio provare tipo a mamma o sorella perché è un attrezzo veramente infernale, vi rovinate la pelle. Quindi assolutamente, se lo trovate, io vi segnalo questa cosa. Non è assolutamente delicato e lo trovo anche abbastanza pericoloso perché se uno magari lo prova su una zona più delicata, tipo le braccia dove la pelle è un po' più morbida, veramente si fa del male. Quindi niente, fine. Bene, quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Fatemi sapere che cosa avete terminato voi o se avete qualche prodotto da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!